Buongiorno e benvenuti al TG Brolo, edizione che va in onda in forma ridotta per lasciare spazio al congresso internazionale sulla rotazione triennale dei Brusaoci. Vediamo quindi una rapida panoramica dei principali fatti di cronaca avvenuti nelle ultime ore. Non bastava il nulla cosmico, non bastava la desolazione più tetra, non basta la carestia ortofrutticola, ora c'è anche l'autovelox. L'apparecchio mobile, voluto fortemente dal comune, rischia di mettere in ginocchio il transito dei veicoli nella nostra via, negli ultimi tempi in progressiva crescita, e, pensate, potranno essere multati persino i pedoni troppo lesti. A rischio quindi una tappa fondamentale della strada Egnago. I cittadini, indignati e inferociti, non ci stanno. Lo buttemo zo con le ruspe. E anche se non si tratta di piazza San Marco a Venezia, tiene comunque banco la preoccupante questione dei piccioni della piazza, da qualche giorno indesiderati ospiti nella nostra via. Vigliacchi e nullafacenti, essi lordano le nostre macchine, imbrattano i nostri cornicioni e, quel che è peggio, minano la sicurezza dei nostri raccolti di giuggiole, punto di forza della nostra economia. È allarme rosso quindi per le esportazioni verso l'estero, in particolare per le forniture di via Stradella e via Santa Eurosia. Al diavolo la Bellucci, la Jespica e Belen, scansatevi conigliette di Playboy, fatevi da parte fratelli Bergamasco, a Via Brolo esplode la 4S mania. Giorietto e Company posano nel loro calendario super esclusivo, esibendosi in pose plastiche, virili e per certi aspetti molto sensuali. L'iniziativa, tutt'altro che benefica, spopola tra i nostri concittadini, che invano si chiedono di chi possa essere la malsana idea promozionale. L'identità resta tuttora ignota, anche se più di un sospetto è decisamente fondato. E dopo quest'ultima eccitante notizia, le ultime dalla borsa con Stefano Todeschini. Sì, direttore, grazie della linea, un buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. È Stefano Todeschini che vi parla dalla sala operativa della Banca dell'Adese, la direzione finanza, per quanto riguarda il commento del mercato di borsa odierno. È un mercato ovviamente in subbuglio, quello che caratterizza l'economia via brolana delle ultime settimane, e se lo spread ancora tenue il rischio di clamorosi crolli finanziari, lo spezza invece alle stelle. Al pari dei colpi di scena che possono incombere nelle prossime ore, vediamo quindi una panoramica dei principali titoli di borsa. Ecco Stefano, scusa se ti disturbo, riesci a darci qualche novità? Gli abrolani sono in tensione, soprattutto per quanto riguarda il mercato dei bruscanzoli. Sì, sì, allora le posso dire, direttore, che li posso tranquillizzare perché oggi il mercato dei bruscanzoli sorride, un bel più 4%, mentre sono stabili le giuggiole SPA e Brulè più 0,3%, chiude in attivo anche Risi e Bisi SRL più 2% e guadagna mezzo punto percentuale Brolo Trasporti. Note dolenti invece, i peggiori del mercato, Aule meno 6%, Mia Biceri per Cuciari meno 0,7%, le pannocchie di Erico purtroppo con un pesantissimo meno 5,8%, e Pellicce in Vera Nutria meno 2,5. Si registra invece il crollo totale, probabilmente non è più stagione, per la controllata Ovi e Sparasi che chiude con un clamoroso meno 11%. Passiamo, no, un attimo, chiedo scusa, una notizia che mi arriva in diretta dall'ANSA in questo istante. È stata sospesa per eccesso di rialzo la sua SPA, la famosissima casa discografica underground, per eccesso di rialzo, in quanto si è diffusa sul mercato la notizia che avrebbe messo sotto contratto, con un contratto miliardario, i White Nigga Jam. Pertanto l'azione resterà congelata, non potrà essere riammessa alle contrattazioni per i prossimi 15 anni. È in corso infine il CDA per promuovere la sagra della Peara, ma al momento sembrerebbe solo l'Arzarin che ha espresso il suo rifiuto, mentre le altre contrade hanno dato tutte quante la loro adesione. Bene, in attesa di nuovi aggiornamenti, restituisco la linea, direttore, era Stefano Todeschini dalla sala operativa della Banca dell'Adese per il Sole 24 48 36 radice di 2. Una bella merda. Grazie Stefano.
e in attesa di altri aggiornamenti anche per la nostra via, io vi rimando alla prossima edizione del TG Brolo. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.